ciò che riguarda il Mugello. Ho fatto i complimenti in Consiglio nazionale la scorsa settimana al presidente dell'Automobile Club, che è a tutti gli effetti una federazione, che ha fatto un colpo meraviglioso. Non solo è riuscito a tenere Monza in un contesto non semplice, vedendo anche quanti gran premi erano stati annullati precedentemente, anche lì con tutta una serie di prescrizioni, di prevenzioni, ma approfittando della possibilità di intensificare il calendario è riuscito a realizzare un sogno che è quello che tantissimi appassionati mai si sarebbero potuti immaginare in condizioni normali. Ecco, un po' come la domanda che mi ha fatto un suo collega prima: è meglio o peggio Olimpiadi? Beh, per alcune cose è meglio, per altre forse lo è meno. E in virtù del Covid per la prima volta abbiamo la possibilità che il nostro paese... c'è un gran premio della Formula 1 a Mugello. C'è stato un periodo in cui avevamo sia Monza che Imola, non so se vi ricordate che Imola era assegnata come gran premio di San Marino, addirittura d'Europa. Sì, insomma, sono gli escamotage dialettici etimologici. E il fatto che poi Mugello è un autodromo della Ferrari, sicuramente per chi rappresenta storicamente la Formula 1, non solo il nostro paese, è una bella cosa.